Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico, anche questa puntatona dal colore di retrocomputing. Oggi parleremo di Amstrad PC 1512 contro Olivetti M19. PC 1512 della Amstrad, oltre ad essere un computer per l'ufficio, è stato però una macchina anche per l'home computing, ragione per cui due parole in questo podcast, questa serie di podcast, e gliene ho a dedicare. Ora, anche se all'epoca in cui il PC 1512 della Amstrad fu proposto, 1986, e a quell'epoca i conflitti hardware ed incompatibilità tra le periferiche erano frequenti e all'ordine del giorno, il computer Amstrad PC 1512 aveva il pregio di essere un compatibile IBM, però di marca, un case desktop classico, e la capacità di accedere ad un'enorme quantità di programmi per PCXT professionali che rendevano le macchine dell'Amstrad interessanti per poter lavorare su spreadsheet, word processor, database, vari linguaggi di programmazione che potevano eseguire agevolmente. Nonostante le prestazioni grafiche di tutti i PC IBM, in termini di appunto prestazioni grafiche e sonore, fossero inferiori perfino ad un Commodore 64, e mentre diciamo gli IBM nel loro complesso e compatibili erano indietro anni luce ad un Apple 2GS e indietro miliardi e miliardi di anni luce rispetto ad uno stratosferico Amiga 1000. Si ricorda però il britannico PC 1512 della Amstrad perché ebbe un prezzo molto aggressivo, tanto da guadagnarsi una qualche notorietà anche nel settore dell'home computing in Italia, oltre ad avere un ottimo successo nel segmento business computing in tutta Europa. In virtù di un'eccellente progettazione e realizzazione dell'hardware nella Amstrad, la scheda madre del PC 1512 era completamente schermata, così come tutti i cavi di drive presenti nell'unità centrale, seppure con qualche incoerenza, dato che l'alimentatore era inserito nel monitor e non nel case dove risiedeva la motherboard. Tuttavia, una politica di prezzi molto aggressiva della Amstrad posizionò nel 1986 e nel 1987 appunto la ditta Amstrad ai primi posti come produttore e venditore di computer in Europa. In lontano 1986 l'Amstrad PC 1512 aveva 512K di memoria, un processore AMD 8086 da 8 MHz, un floppy disk drive da 5 e un quarto con capacità da 360 KB. Opzionale era il secondo drive. Monitor monocromatico a fosfori bianchi oppure opzionale a colori, scheda grafica CGA, 3 slot di espansione ISA vuoti, una interfaccia parallela Centronics, due porte seriali RS232C con connettore DB9, un connettore proprietario per mouse e tastiera, e poi la tastiera ad 85 tasti. Le politiche commerciali aggressive nella Amstrad permisero nel 1987 in Italia di acquistare un PC 1512 GDD, pardon, per 1 milione di lire IVA inclusa, con monitor monocromatico, stampante e una buona trazione software a corredo dell'unità centrale. Contemporaneamente, la Olivetti lo stesso anno propose l'Olivetti M19. La macchina era pensata per allargare, udite udite udite, il mercato dell'informatica in Italia, affiancata appunto al noto Olivetti M24. Il piccolo Olivetti M19, piccolo particolare, costava intorno ai 4.700.000 lire IVA inclusa. Cosa aveva mai la M19? Ecco, c'aveva un processore AMD 8088 da 4,77 MHz, due drive
disk drive da 360k, una porta seriale RS232 Centronics, monitor a fosfori verdi, 256k di RAM che però era espandibile fino a 640, 3 slot ISA. Poteva essere dotato di un hard disk da 40 MB che però era opzionale e poi andava ad occupare il vano di uno dei due disk drive. Poteva essere sostituito il processore con un Intel 8088 da 8 MHz. Aveva in bando un dischetto del MS-DOS 2.11 ed alcuni programmi di utilità. Ora, anche uno scemo capisce che nel 1987 nessuno sano di mente, tranne forse quelli degli affatti delle poste italiane, avrebbero mai comprato uno dei vecchi M19 ad un prezzo così stratosferico, quando per un quarto della spesa era possibile comprare un Amstrad PC 1512 che, udite, aveva il doppio di memoria di RAM, il doppio della frequenza di clock e quindi non si capisce, e ovviamente molti più programmi, perché la fornitura in bundle del software con l'Amstrad era molto più pingue e cospicua di quella che era data in dotazione nell'Olivetti M19. Un saluto a tutti, ciao, alla prossima!